TAV, voce del verbo fare, quando la politica è quella dei fatti e non delle parole, vuol dire che si respira aria buona. E oggi la notizia è positiva. Il Ministero dei Trasporti ha pubblicato online l'analisi costi-benefici per l'alta velocità Brescia-Verona-Padova, costo totale 8 miliardi e 700 milioni di euro. Sul pezzo anche il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, che nel suo ultimo viaggio veneto aveva già detto che la TAV a nord-est non è mai stata messa in discussione. La TAV in Veneto non è mai stata bloccata, lo voglio proprio ribadire con la totale sincerità, non è mai stata bloccata, semplicemente perché non è mai stato posto un veto su quell'opera. Nessun veto politico sulla TAV veneta, una grande opera che non si ferma ma va avanti. Il ministro però richiama alcune modifiche che nelle intenzioni dovrebbero migliorare i termini di sostenibilità ed efficienza. Nell'analisi costi-benefici pubblicata online, infatti, viene chiesto il rispetto di ben 300 osservazioni che fanno capo all'osservatorio ambientale. L'obiettivo è rendere la linea a quattro binari più flessibile e adatta per i pendolari. In effetti, il raddoppio dei binari, che passeranno da 2 a 4, servirà a migliorare la linea dei treni merci e dei treni regionali, che non verranno più rallentati per dar la precedenza agli Eurostar. Quella è un'opera strategica che va fatta, punto. Una grande notizia è quella di oggi, il via libera alla TAV sulla Brescia-Padova. Riteniamo che sia una vittoria importantissima per il nostro territorio, dove tutti, sindaci, parti politiche, parti sociali, categorie economiche, hanno lavorato insieme per raggiungere questo momento storico per il nostro territorio, che vedrà lo sviluppo di un'infrastruttura importante e determinante. Lavoreremo già nei prossimi giorni con RFI, con i tecnici, per lavorare sulle controdeduzioni e le osservazioni al progetto preliminare per l'attraversamento di Vicenza, e questo sia veramente un inizio di un percorso che deve essere assolutamente accelerato.